Ciao a tutti cinepresi, The Strangers 2, Pray at Night, è finalmente arrivato in sala il seguito di The Strangers, il film diretto da Brian Bertino nel 2008 che aveva avuto un grandissimo successo sia di pubblico che di critica. La trama è semplice, degli sconosciuti entrano nelle case altrui, la parola d'ordine è in casa Tamara, non si sa che cosa succede, a rispondere sì oppure no. E dopo che adocchiano la loro vittima, inizia una carneficina senza fine. Questa è veramente la trama, è difficile dire qualcosa di più se non che il primo capitolo brillava particolarmente per come veniva gestito l'orrore. Si giocava molto sulla quotidianità, sul fatto che gli assassini entravano nelle case delle normali famiglie americane, quindi si giocava molto su quest'idea di perdita dell'innocenza della normale quartiere americana. In questo secondo capitolo una famiglia va a ritrovare gli zii e si trovano all'interno di caravan in mezzo al bosco, quindi sono particolarmente isolati e quindi sono le vittime perfette per questa famiglia, o così pare, di assassini. Guardando i primi minuti del film mi è venuta in mente questa cosa, ovvero che gli horror difficilmente reggono la sala se non sono eccezionali, che sembra un paradosso, ma vedere un film dell'orrore fa molto più paura se lo vedi da solo rispetto a se lo vedi in sala, magari con degli adolescenti che sgranocchiano il popcorn o che chiacchierano amabilmente vicino al tuo posto. Quindi per reggere veramente il grande schermo un horror deve partire con il botto. Ecco, questo The Strangers non riesce a farlo. Per la prima mezz'ora la trama sembra veramente procedere con una grande lentezza, una grande banalità. Si tratta della solita famiglia con i soliti problemi interni, il fratello e la sorella, che nelle loro dinamiche nella prima parte del film fanno intuire già quello che potrà succedere poi. Dal momento però in cui si entra nell'orrore, credo che riesca a raggiungere delle vette di tensione abbastanza alte. Ho guardato in giro, ho visto che non è piaciuto quasi a nessuno, quindi sono un po' cauto nel consigliarvi questo film perché credo di averlo vissuto con più intensità rispetto a quanto abbia fatto l'altra parte del pubblico. Però ho amato tantissimo il modo in cui la regia sceglie di articolare l'orrore, ovvero non risiede sui jumpscare, che sapete io li sopporto poco, ma crea una tensione costante mettendo tutti gli elementi che servono allo spettatore nell'inquadratura. Semplicemente la composizione è spesso giocata o sui rapporti di luce e ombra o sulla distanza. Questo implica che l'elemento del terrore, quindi gli assassini, siano molto spesso all'interno del fotogramma stesso, ma non vengano visti a un primo colpo d'occhio. Mantenendo l'andamento lento e quindi le inquadrature per molto tempo, il montaggio non è frenetico come in molti altri horror, ecco, l'orrore arriva pian piano quando si inizia a notare che c'è qualcosa che non funziona all'interno dell'inquadratura, qualcosa come un corpo estraneo che sta per mettere in pericolo i nostri protagonisti. In questo senso, quindi grazie a questa scelta, il grande schermo è giustificatissimo perché vi ritroverete a giocare, a guardare nell'inquadratura tra veramente i punti d'ombra se ci sia un vero e proprio pericolo per i personaggi, a cui purtroppo non ci si può affezionare più di tanto. Però rispetto alla gran parte degli horror moderni, questi protagonisti, soprattutto i due ragazzi, riescono a reagire in un modo abbastanza soddisfacente. In particolare è molto curioso il lavoro che viene fatto sulla fotografia per rendere le immagini quasi appartenenti alla grana delle pellicole antiche. Anche i colori hanno un particolare tipo di contrasto che ha richiamato molto i film di John Carpenter, senza chiaramente avere l'abilità registica e tematica, però anche la musica e l'utilizzo dei suoni richiama molto un cinema horror del passato che potrebbe piacere a molte persone che magari sono appassionate e un po' nostalgiche appunto di questo tipo di horror un po' sanguinolento. Un grosso problema di The Strangers è dal punto di vista tematico, che alla fine la trama, quando trova veramente nella sua plausibilità lo zero assoluto, succedono delle cose che chiedono veramente molto di più che una semplice sospensione dell'incredulità allo spettatore, però non vengono neanche compensate da un interesse dal punto di vista tematico. Questo è solamente un gioco di tensione a cui però credo si partecipi ben volentieri. Il vero punto di svolta è la scena che mi ha fatto capire che il film in realtà mi stava molto piacendo, è la scena della piscina. Non entrerò nel dettaglio, però
penso che sia palese che in quel momento il film prenda veramente un'altra direzione, sia non si sa come, magari l'ha girato qualche altro regista, oppure è stato un momento di ispirazione istantanea, ma sia veramente molto riuscito. In particolare mi è piaciuto il modo in cui la regia gioca con gli zoom. Ci sono molti movimenti di macchina, di avvicinamento verso i personaggi, che non sono dei carrelli, ma sono dei veri e propri zoom. Questi movimenti sono estremamente dolci nel corso del film. Nella scena della piscina abbiamo il primo zoom a schiaffo, uno zoom velocissimo che cambia il rapporto dell'inquadratura da un'inquadratura molto larga a un'inquadratura stretta sul personaggio e sull'assassino che gli sta arrivando alle spalle. Da quel momento il contrasto tra la colonna sonora interna al film, quindi diegetica, e quello che succede è destinato a imprimersi molto nella mente dello spettatore, che ti farà ovviamente per il protagonista come non ha mai fatto per tutto il resto del film. Quindi quella scena che mi sono personalmente portato a casa mi ha veramente fatto valutare un film tutto sommato di serie B senza grandissime pretese, che però nel contesto anche delle uscite estive, dove sappiamo la qualità dei film è generalmente più bassa rispetto al periodo invernale, può regalare un'ora e mezza di buon intrattenimento per tutti gli spettatori. Se mi seguite dai quasi 90 video che ho fatto, sapete che cosa dovete fare, ovvero iscrivervi al canale, condividere il video e farmi assolutamente sapere che cosa ne pensate su questa recensione e sul film. E poi, se ne avrete voglia, tornate qui su Cinepresa. Ciao a tutti!